amici, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì della quarta settimana di Pasqua. Siamo stati introdotti in questa settimana, ieri, con la Santa Messa, con la liturgia che ci presentava l'immagine di Gesù, il Buon Pastore. Ecco che in questa settimana ci accompagnerà appunto questa immagine di Gesù, il Buon Pastore, questo mosaico presente a Ravenna, al mausoleo di Galla Placidia. E il Vangelo di oggi ce lo farà comprendere ancora in più profondità questa immagine. Chi è questo Buon Pastore? Il Signore inizia il Vangelo dicendo che io sono il Buon Pastore dà la propria vita per le pecore. Il Buon Pastore quindi che non è come il mercenario, perché il mercenario quando vede il lupo che arriva, questo fugge e lascia lì le pecore, pensa solo a se stesso. Il Buon Pastore invece no. Il Buon Pastore non pensa a se stesso, il Buon Pastore pensa a dare la vita per le sue pecore. Le conosce tutte. E poi il Signore Gesù ce lo fa vedere già una cosa molto importante, che la prima lettura di oggi lo sviluppa, inizia a sviluppare un argomento che nella Chiesa sarà lunghissimo, vedremo negli Atti degli Apostoli che sarà una grande lotta a questo argomento introdotto oggi. Ma Gesù nel Vangelo ci sta dicendo che ho ancora altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Quindi è un'apertura all'universalismo, a cattolicità. Il Signore Gesù che ne vuole riscattare tutte, non solo alcune, c'è anche altre. E la prima lettura, come ho detto, affronta già questa realtà, questa tematica. Abbiamo il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, dove Pietro, ritornando nella sua comunità, trovano i fratelli, i giudei, che lo criticano perché si è entrato in casa di uomini non circoncisi e ha mangiato insieme con loro. E Pietro spiega perché è andato a casa di questo Cornelio, che cosa è successo, che cosa è avvenuto. Perché lo Spirito Santo aveva già, attraverso un angelo, suscitato a questo Cornelio di chiamare Pietro e ascoltare quello che lui ha da dire, e allo stesso tempo ha toccato il cuore di Pietro per dire: guarda, verranno due uomini qui da te, tu seguili, accompagnali senza esitare. Pietro questo lo fa, entrando nella casa di questo uomo, di questo Cornelio, questo pagano non circonciso. Pietro appena inizia a parlare, lo Spirito Santo entra, discende su di loro, come era disceso nel giorno della Pentecoste. Quindi si vede questa immagine, Dio che c'ha fretta, c'ha il desiderio, se, prima di compiere qualsiasi ritualità, per così dire, entra in quella casa, abiti in quella casa, benedici quella casa, unge quegli uomini, li rende partecipi della vita nuova, della vita del Signore Gesù Cristo. Ecco che è questo cuore, questa immagine che siamo chiamati a contemplare oggi, il Signore Gesù che ci ha desiderio, Dio che ci ha il desiderio di riscattare tutti noi, di farci vivere la sua vita. Il Vangelo conclude con il Signore che dice: il Padre mi ama perché io do la mia vita. Io do la mia vita per le mie pecore e dopo la riprendo. Questo è il mio modo di essere, questa è la mia identità, il Buon Pastore. Do sempre la mia vita e la riprendo sempre affinché il mio gregge, le mie pecore, possano avere la vita. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, una buona giornata e alla prossima. Ciao.